Monte Venda, anche oggi sono arrivato. Vedete? Facciamo il Monte Venda. Oggi non ho attaccato la telecamera sul manubrio della bici, perché come vedete le strade sono un po' dissestate, vibrano tutto. Siamo su zona militare. Faccio vedere l'ultimo pezzettino, dai. Questo è l'ultimo pezzettino, la faccio vedere dai, fino alla via che si è sterrata, la via Venda. In modo sempre un'emozione, sono partito da Padova, ho fatto Albignasego, Maserà, due Carrare, sono montato su Strada Battaglia, poi sono andato a Montegrotto Terme, Torelia, fa tutta la salita fino a Castelnuovo e mi sono imboccato qua a Monte Venda. Faccio vedere un pezzettino solo. Vedete com'è la strada, è disastrata, non è messa bene. E anche non è proprio una pendenza abbastanza accettabile. Non è come Monterico che ho fatto l'altro ieri, però come salita è molto più lunga qua. Vedete com'è messa la strada? Non è bella. Vedete, qua c'è il bosco, come vedete, andiamo giù un altro pochino, c'è un altro tornante. Il Monte Coliugani è una meraviglia, soprattutto la bici è una meraviglia. Si fa fatica, si suda, però quando si è allenati è una soddisfazione. È all'inizio che è dura, fino a che prendi un po' di allenamento. Ecco, fino qui andiamo. Questa strada chiusa, scritto via Venda, vedete? Strada chiusa. Qua ci sarà dei sentieri.
Colli Centrali, Montevenda, Corno del Venda, Casa Brombilina. Andiamo giù un altro pochino, dai, piedi, che fa bene anche camminare. Vedete il bosco? Che meraviglia! E poi andiamo su. Qui c'è un altro sentiero che si va su, vedete? Si va su nel bosco. E qua ci sono tutte le indicazioni. E anche di là. La vediamo una panoramica. Deve essere il Monte della Madonna lì. Vediamo. Ok, fatto un po' di zoom. Anche qui si vede. Quello là. Allora, vedete la vegetazione. Andiamo andare giù. Adesso torno su. Vado fino qui. Ecco, anche qui si vede molto bene. Vedete? Niente, dai, va bene, dai. Vedete? Qua si vede. Andiamo a casa che non piove. Vorrei farvi vedere io di più. Però... Vi ho fatto vedere l'ultimo pezzo, si arriva sopra, dai. Ok, andiamo su. La vedete l'antenna?
La vedete? Stiamo tornando su dove c'ho la bicicletta. Come avete visto prima, sono arrivato sopra. Sto facendo il solito percorso. Faccio vedere di nuovo le insegne che prima ve le ho fatte vedere. La strada chiudo, come vi ho detto. La via, via Venda. Facciamo il tornante del bosco. Spettacolo. Viste? Che spettacolo. Altro sentiero sul bosco, di qua uguale, e qua dai, ritorniamo sulla bicicletta. Vedete la strada che non è messa bene per niente, e giù ancora peggio dove ho cominciato a venire su. Bosco.
Ecco che c'è un ciclista che sta venendo su. Là vedete il Monte della Madonna. Ciao. Ciao. Sempre bello vederli. Vedete le antenne, qui è coperto dal coso, dalle piante. Vedete la strada che adesso è stata, che è e torna giù. Mi faresti un piacere? Dimmi. Mi tiri giù un attimo. Sì. Ti passo il coso. Ecco. Giri. Un abbraccio forte dal filmatore Renato, tutto il mio sito su YouTube, Renato Zilio, che condivido su Facebook, dal Monte Venda, che un amico mio in bicicletta mi ha dato una mano per finire il video, che adesso vi faccio vedere la bicicletta di sopra di nuovo. Grazie. E nulla. Come ti chiami? Diego. Un abbraccio, Diego. Aspetta un attimo. Eccolo. Un abbraccio a te, Diego, e buona giornata e buon ritorno. Ciao, grazie. Niente, ciao, caro. Adesso siamo arrivati alla bicicletta, il signore che l'avevo tirato giù un attimo fa, che veniva su, e mi ha fatto un piacere, stava venendo giù, si è fermato gentilmente, così mi avete visto, a 50 metri dalla bicicletta ero, quando mi ha tirato giù, che ero dietro tornare su a piedi, che adesso sono arrivato, come vi ho detto, sempre alla zona militare. E questa è la mia bici, e qua non si scappa, eccolo qua. E anche oggi sono uscito e ho fatto un po' di salita, dai. Ciao a tutti, un abbraccio di nuovo, e grazie a tutti voi appassionati amici che mi seguite tantissimi, numerosissimi, con le orchestre, dove vado sui passi dolomitici alpini, i mercati di Natale. E adesso che farò forma mia così in bicicletta e tante altre cose, che fra poco tirerò giù la trasumanza di Asiago, dove ho 217.000. Ciao a tutti di nuovo, e grazie di esistere, siete per me speciali, unici.